Ciao ragazzi, allora sono a Lipari, sono stato invitato dal club della Juve, da Benedetto Marulla e da Michele e tutto il suo direttivo. Sono qui 2 giorni e naturalmente era doveroso venire a trovare il mio maestro, quello che è stato importante nella mia vita calcistica. Intanto mi volevo scusare con i ragazzi di non essere stato con loro, poter manifestare insieme la volontà di venire qui nella tomba del mister. Quindi mi scuso con loro, però per problemi fisici non sono potuto venire. Oggi io sono qui a ringraziare il mister. Mister, lei per me è stato uno fondamentale, importantissimo. Mi ricordo le sue parole quando l'anteprima della partita. Ci riuniamo per fare gli schemi e io non c'ero mai, praticamente tutti diciamo, ma manca Totò, ma Totò non c'è, non c'è problema, tanto Totò deve entrare in campo e deve fare gol e basta. Per me è stato un padre, al di là del livello del calcio, mi ha insegnato tante cose e io con lui sono cresciuto calcisticamente, quindi è quell'epoca. Mi ricordo che c'erano da Belopede che era il capitano, da Caccia, di Dionisio Bus, Catalano, Mancuso, Rossi, avevamo un squadrone. Se mi dimentico qualcuno, scusatemi. E quindi avevamo un grande squadrone. E come non dimenticare Ciccio Burro, Filippo Ricciardi, Massimino. Quindi avevamo un squadrone, è un mister veramente. È stato quello fondamentale dove abbiamo vinto anche il campionato. Quindi, trovandomi qui a Lipari, sono passati 20 anni, però il mio pensiero sempre va su di lui. Grazie mister, per quello, tutto quello che ha fatto è stato fondamentale, importanza, tanto ero anche giovane, venivo da Palermo. E quindi lui mi ha lasciato libero, mi ha lasciato fare quello che io desideravo, esprimere il mio gioco, le mie qualità. Quindi per me è stato un padre, è stato uno degli allenatori più importanti della mia vita, nella mia carriera. Quindi grazie mister, grazie di cuore veramente per tutto quello che ha fatto. Io le pongo questi fiori. Ci sono voluti 20 anni per poter venire, però l'importante è essere qui. Grazie di cuore veramente, mister. Senza di lei non avrei fatto tutto questa carriera. Grazie, grazie veramente di cuore. Qui sono molto via, era piccolo. Era molto piccolo. Adesso è diventato proprio un uomo, proprio è diventato, si è stabilito qui. Quindi, tra l'altro, ci somiglia molto al mister. Quindi grazie veramente di cuore dalla tomba del mister, io vi abbraccio tutti, è stato un mito, ha dato tutta la sua vita al calcio, veramente, ha dato tutta la sua vita e per me è stato fondamentale. Ciao ragazzi, da me, da Tobia e da Franco Scoglio, numero uno.